tutti, oggi si parla di aderenza terapeutica, è importante perché significa assumere bene i farmaci, anche dall'indagine che è stata presentata oggi, insomma, si dimostra che non è sempre facile farlo. Assolutamente, il tema dell'aderenza è un tema centrale nella presa in carico dei nostri pazienti lombardi, italiani in genere, e molto interessante il report fatto da Onda nel suo quarto congresso nazionale, che ci pone l'attenzione di quanto i dati tra uomini e donne siano differenti, con un'aderenza terapeutica nelle donne più bassa, molto più bassa rispetto agli uomini. Ecco, quindi è un buon tema sul quale partire anche nelle riflessioni future di revisione del sistema, del modello, per cercare, ecco, di introdurre dei meccanismi correttivi che nel rapporto medico-paziente possano migliorare proprio questo senso. Quindi uno dei punti che farà parte dell'aggiornamento della riforma sanitaria? Beh, sicuramente sarà un tema interessante da discutere, da valutare insieme, da portare all'interno della discussione che avremo nella terza commissione, con piacere e l'onore di presiedere. Quindi assolutamente sì, il tema del genere, della differenziazione, lo vediamo in molti ambiti della medicina tra uomo e donna, è un tema fondamentale su quale lavorare, e quindi ben venga anche questo spunto nato oggi dal congresso di Onda. A proposito di donne, oggi sono state premiate delle donne che si sono impegnate anche durante il periodo del Covid. Beh, il ruolo in prima linea di tantissime donne lombarde è stato fondamentale per, insomma, non dico sconfiggere, ma per contribuire a una prima vittoria in una prima fase delicatissima e difficile, dove con forza e potenza si è scatenata contro la Lombardia qualcosa di epocale e davvero di brutto quanto è stato il Covid-19. Quindi bene a loro questo premio, bene che ci sia stato anche il paziente 1, Mattia, presidente Fontana era presente, quindi insomma un momento anche di celebrazione, provare di tornare anche a stare insieme, celebrare il sacrificio e l'aiuto grande dato da tante nostre professioniste. Quindi anche da parte mia loro un grande ringraziamento.